Scienza e tecnica possono alleviare il dolore, ma non risponderanno mai alle domande che l'inquietudine della malattia e della morte suscita nel cuore di ognuno. Come la Vergine Maria nell'episodio evangelico delle nozze di Cana invita i servitori a fare qualsiasi cosa suo figlio dirà loro, così tutti noi, per tornare ad assaporare anche nella sofferenza il vino della speranza, siamo chiamati a riempire le nostre giare di carità e misericordia. Questo è il cuore del messaggio di Papa Francesco per la 24esima giornata mondiale del malato, la cui celebrazione solenne avrà luogo l'11 febbraio a Nazareth, festa della Madonna di Lourdes. La scorsa settimana è stato presentato il programma dell'evento che dal 6 al 13 febbraio coinvolgerà altre città della Terra Santa come Ramallah, Betlemme e Gerusalemme. In ogni ospedale o casa di cura può rivelarsi attraverso la sofferenza il volto del Signore, ma è tra le mura domestiche che questo incontro si fa più profondo e prezioso. Ne è convinto Monsignor Zygmunt Zimowski, presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Molte persone malate oggi sono nelle case. E come prima, ospedale era un punto di riferimento per i malati. Oggi più punto di riferimento per i malati sono le famiglie. E qui la solidarietà, la vicinanza dei vicini di casa, delle famiglie dentro. Allora qui vediamo i servitori che devono riempire queste giare e con la misericordia, con la carità, con la vicinanza. La malattia, ricorda il pontefice nel suo messaggio, può essere la via per arrivare ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato della croce. Io stesso l'anno scorso, come sapete, ero molto malato. E anzi, Papa Francesco mi ha chiamato due volte, ha parlato dalla finestra durante la preghiera dell'Angelus, e io sento la forza della preghiera durante la malattia, e dobbiamo veramente anche non dimenticare pregare per i malati. Questa è anche l'opera di misericordia. Gli eventi in programma, tra convegni, momenti di preghiera e visite a istituti sanitari, rappresenteranno anche l'occasione, come ha sottolineato padre Pietro Fellet, segretario generale dell'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa, di combattere forme di discriminazione e violenza legate ad alcune patologie. Visitando queste istituzioni caritative o di assistenza caritativa, che noi vogliamo dare un messaggio al nostro popolo che l'handicappato non è un maledetto da Dio, ma è un amato da Dio, che una persona sofferente non è da lasciare agli eventi naturali di fare il suo decorso, ma si può dare anche una mano, come Maria che viene in soccorso a Nazareth e all'ultimo momento c'è anche il buon vino.